Non ci credo! Hello! Il mio sogno è sempre stato quello di salire su un camion in Vietnam. Ragazzi, e che volete di più dalla vita? Mi ha dato anche la salviettina fresca. Hola, benvenuti in una nuova sala di montaggio. Per chi non lo sapesse, sto viaggiando il Vietnam con una moto, finché a 200 km prima del traguardo, ovvero la capitale, non si è sfondata, costringendomi a fare l'autostop. Se vi interessa la prima parte di questo video, la trovate qui. Buona visione. E l'acqua. Addirittura mi ha detto: se sei stanco, mettiti sul mio letto. Questa è una mini casa, quindi alla fine davanti c'è la postazione di lavoro. Qui è il letto, come si dice a Napoli, casa e boutique. Coffee, wow. Io ho fatto autostop, ma sto ricevendo un servizio bar a 360 gradi. Buono. Che suono melodioso. Ce la comandiamo noi ormai. Posso dire, mi sento molto più al sicuro su un camion che non su una moto, che un secondo sì e un secondo no rischia di essere travolta da un camion. Anche perché in Vietnam guidano e hanno sempre ragione i camion. Mi trovo dalla parte della ragione. Allora, il clacson si usa sempre per segnalare il fatto che loro si stiano avvicinando. In generale lo usano un po' tutti, sia le macchine, sia i camion, sia i motorini. E può sembrare una cosa molto fastidiosa, però in realtà è molto importante, perché essendoci camion ovunque, macchine ovunque e guidando come guidano, avere un clacson ogni volta che ti fa capire concretamente che c'è qualcuno dietro è molto importante. Io ho visto situazioni dove pullman, camion non se ne facevano proprio e stavano andati con i motorini, cioè proprio che a una minima frenata del motorino sarebbe stato travolto. Bussando poi si sposta. In Vietnam è così. Ma infatti, paradossalmente, nonostante dall'esterno sembri molto pericoloso, ha una sua logica e funziona tutto in maniera regolare. Milano ho visto più macchine e SUV accappottati che non in Vietnam. Ragazzi, ma che situazione incredibile. Ho sempre sognato farmi una tratta con un camionista. Mi sento felice come un bambino. A dire la verità, non so quanto tenteremo, perché stiamo andando alla bellezza di 35 km orari. 35 km orari. Sono 160 km. Fatevi il conto. Non arriviamo più qua. Rido perché è troppo bella questa situazione, però dovrei piangere. Ho un problema grosso. Sto pisciando sotto in una maniera incredibile. Però come faccio a dirgli di fermarsi? Madonna. È bastato chiedere. Ci ha messo 5 secondi, ha costato un attimo. Fatto. Pensavo fosse molto più complicato. Che fenomeno. Sento molto più libero. Ho fatto un lago patria. Se magna. Il problema è che nel camion mi ha chiesto cosa mi piacesse mangiare in Vietnam e ho risposto tutto. Quindi adesso so cazzi. Ma non perché non me lo mangio, ma perché c'ho già lo stomaco sotto sopra dalla bevanda al caffè che non dovevo bere. E adesso sono fottuto. Piccante, carne non ben definita, salse da evitare assolutamente e piante varie. È arrivata pure questa roba. Ok, e alla fine arriverò cacato sotto ad Hanoi. Allora, foglia di riso. Carne, piccantino, the end. Sa molto di menta e peperoncino. Per il resto è tutto abbastanza anonimo. Non capisco bene piccante e menta. Devo dire la verità, non mi dispiace questa carne con questa foglia di riso.
Certo, vorrei sapere che carne è, ma secondo me è meglio non farsi domande. Senza il piccante e senza le foglie non c'è sapore di menta, non c'è sapore di piccante e prevale molto il sesamo. A questo giro plus ananas, carne, foglie varie, piccante. Agrodolce. Non mi ha fatto pagare, cioè non ho avuto proprio il tempo di cacciare i soldi. Io non so se sentirmi in colpa o amare queste persone o tutte e due le cose contemporaneamente. Stiamo trasportando Yang Ming di nuovo a bordo. Mi ha regalato l'accendino, che persona incredibile. Si parte di nuovo. Stiamo salendo un ponte e la velocità di crociera è 20 km orari. Non arriveremo mai più. Ah, in tutto questo ancora non so dove andare a dormire. Cioè sto andando ad Hanoi, che è la fine di questo viaggio, ma non so dove andare a dormire. E va bene così. Ah, senza internet sul telefono ovviamente. Se adesso mi rapiscono o mi fanno fuori, trovarmi sarà pressoché impossibile. C'è stato un importante upgrade da 25 km orari a 5. La fine. Mi sa che dormo qua stanotte. Ciao. Ed è così che sono arrivato ad Hanoi. O meglio, sono ancora sulla tangenziale, quindi è meglio che me ne vado, perché lui non doveva entrare in città. Adesso mi faccio questo piccolo pezzo di tratto a piedi e cerchiamo un taxi. Che arrivo epico! Non potevo arrivare meglio di così alla meta finale di questo viaggio. Adesso devo soltanto trovare un taxi e un posto dove dormire. Vabbè, ma tanto la parte difficile è andata. City Center. City Center. Hanoi. City Center Hanoi. Non l'ho dovuto nemmeno cercare. È venuto lui da me. Ve l'ho detto che la parte difficile è finita. Che roba assurda. Ci mancava poco che non si saliva la tangenziale al contrario.